Vice Sindaco Pace, oggi un nuovo intervento della Polizia Metropolitana in ambito ambientale nella zona di Ercolano. Assolutamente sì, la Polizia Metropolitana nasce come forza impegnata nel contrasto, nella repressione, nella prevenzione degli illeciti ambientali e lo ha dimostrato con grande competenza anche recentemente negli incendi che hanno devastato il Vesuvio, il Faito e soprattutto la sua azione è stata efficacissima e fondamentale per quanto riguarda tutto l'assetto della Terra dei Fuochi, tutte le indagini, tutto quello che sono stati i sequestri, perché con il venir meno del coordinamento del Corpo Forestale dello Stato, che è transitato con ruoli simili ma non con la stessa potenza investigativa del Corpo dei Carabinieri, la Polizia Metropolitana si è trovata al centro sia per conoscenza del territorio ma soprattutto per competenze. La Polizia Metropolitana doveva essere messa su un binario morto, invece noi non soltanto l'abbiamo salvata, l'abbiamo rafforzata con ulteriori investimenti, abbiamo aperto un ufficio molto importante, un front office, un ufficio appunto di contatto diretto con l'utenza che non esisteva proprio qui a Piazza Matteotti. E soprattutto siamo impegnatissimi a voler realizzare tra i primi in Italia il piano antibracconaggio nazionale che mette in capo alle polizie provinciali e metropolitane tutta la questione del contrasto all'illegalità che afferisce alla caccia e alla tutela delle specie selvatiche. La Polizia Metropolitana per noi non è uno strumento, è lo strumento attraverso cui passa la riconquista del territorio alla legalità e all'ordine istituzionale.